poi dal seminario. Mister, buongiorno. Allora, buongiorno. Dopo il lungo ponte delle vacanze, delle festività, si riprende. Domani, prima di ritorno, arriva il Poggi Monzi, quarta forza del campionato, una formazione finora che ha dimostrato molto grandi cose, grandi giocatori di qualità, poi soprattutto un insieme. No? Insomma, una squadra da affrontare, penso, con molta attenzione. Noi abbiamo ringiovanito, una rivoluzione completa, grazie al direttore generale Vetrini. Ecco, come si presenterà questo nuovo Grosseto per questo nuovo campionato? Perché il Grosseto, si può dire che domani inizia un nuovo campionato. Sì, si può dire tranquillamente, perché siamo una squadra completamente diversa nelle caratteristiche sia fisiche che tecniche dei giocatori. Siamo una squadra diversa, abbiamo cercato in questo periodo anche con lo staff di cercare di creare subito gruppo, di assemblarli, perché anche perché poi tra virgolette ci dobbiamo conoscere ancora nel vero senso della parola. Però quello che ho notato e che mi è piaciuto tantissimo è che la parte del vecchio gruppo che è rimasta e ha fatto subito da collante per i nuovi, cioè c'è stato subito un grandissimo inserimento da parte di tutti. Veramente, a volte ho la sensazione di entrare nello spogliatoio e di conoscere dei giocatori che conosco da 10 giorni, di averli sempre visti. Quindi penso che gran parte del merito vada al vecchio gruppo, quello che è rimasto, e poi soprattutto alla grande disponibilità dei nuovi che sono arrivati. Per quanto riguarda il Poggi Monzi è una squadra fisica, una squadra tecnica, composta da ottimi giocatori. Domenica gli mancherà Ricco Bono e Tognetti per squalifica, loro però hanno giocatori importanti come Regoli, come Muscas, come Camilli, come Mazzoli. Comunque è una squadra che va affrontata con il miglior Grosseto possibile. Bisogna avere subito la guardia alta, ho detto ai ragazzi di cercare di riprendere da dove abbiamo lasciato, con quella voglia, quella intensità, quella, come la chiamo io, quella forza di dover fare sempre la partita. Questo è fondamentale. Noi abbiamo defezioni, abbiamo... Noi abbiamo Cretella, che è infortunato, e mi dispiace molto per Riccardo, perché so quanto ci tiene e quanto ci teneva, soprattutto quando stava per entrare, poterci darci una mano. Poi abbiamo Elia, che ha sintomi influenzali, che sarebbe Cirillo. Abbiamo Messini, sintomi influenzali. Abbiamo Bojan, che si sta riprendendo dall'infortunio che ha subito contro il Givi Borgo, e ci abbiamo Battistoni squalificato. Invece Crivellaro è rientrato ieri, quindi Crivellaro farà parte sicuramente del gruppo squadra della convocazione. Però, come ho sempre detto e ve lo ripeto, per me gli assenti, a me quello che mi interessa sono dei giocatori che ho a disposizione. Voi lo sapete, a me gli assenti non perché non hanno peso, ma perché non facendo parte della gara, e soprattutto per il mio modo di costruire lo spogliatoio, io mi affido alla squadra, non mi affido mai singoli. Quindi domani ci sarà il miglior Grosseto per fare la partita con il Poggi Monzi. Di questo non ho nessun dubbio. Qualche cambiamento nel modulo oppure sempre? No, onestamente anche per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo adesso, questa cosa di poter svariare dal 4-3-3 al 4-3-1-2 me la tengo stretta, mi sta dando garanzie in fase offensiva, mi sta dando anche molta qualità nel palleggio. Ora quello che dobbiamo essere bravi, l'ho detto anche ai ragazzi durante, ci abbiamo lavorato molto, dobbiamo ritrovare equilibrio, perché ci dobbiamo conoscere, ci dobbiamo amalgamare, però onestamente dormo sereno, perché dopo la settimana che ho visto fare i ragazzi sono veramente tranquillo. Senti, dunque Cretella è infortunato ancora, sì. Si può sapere più o meno l'entità di questa infortunio? No, che non si può sapere, perché devono passare 48 ore per l'esame strumentale, quindi nessuno di noi ancora sa, noi in via precauzionale... Ma si è fatto male? Sì, però non ha lo stesso infortunio, praticamente da tutto un altro muscolo è andato a coinvolgere l'infortunio, quindi soprattutto per rispetto dei ragazzi e del nostro staff medico, fin quando non abbiamo un esame strumentale non possiamo dire l'entità del danno. E invece vedo che hai un po' di difficoltà domani con le quote, perché con Battistoni squalificato e Messini, che sono i 2004, diciamo che probabilmente quelli che avresti utilizzato, che utilizzerai di più nel corso del campionato, sei un po' in difficoltà sulla quota del 2004, domani questo
Ti crea qualche problema nel comporre l'11 iniziale? Assolutamente no, perché te lo dico, non sono in difficoltà perché nel 2004 abbiamo Veronesi, abbiamo Moscatelli che è arrivato adesso che è un 2004, cioè io sono veramente sereno, non ho nessun tipo di difficoltà, vi ho detto. Moscatelli e Diambo sono già disponibili? Moscatelli è disponibile, invece Amadou e Diambo siamo in attesa del transfer. Ah. Quindi non è ancora, non fa ancora parte del gruppo squadra. No, io non sono in difficoltà assolutamente, non la vivo questa, anzi ve lo dico, ve lo ripeto, io onestamente da quando sono a Grosseto non mi sono mai sentito in difficoltà, quindi ma non è presunzione, ma è grandissimo rispetto e considerazione verso i miei giocatori. E quindi Giustarini ci sarà domani, sarà della partita davanti, immagino. Domani davanti abbiamo 4 giocatori per 3 posti, perché domani abbiamo Giustarini, Gomes, Rotondo e Scaffini. Di questi 4, 3 iniziano. Esattamente. Esattamente, sì. Anche per con i 5 cambi. Esatto, poi domani abbiamo la fortuna in base alle quote, penso. Alcune scelte voi me lo insegnate, sono guidate, perché abbiamo bisogno di comunque di rispettare le leggi, e quindi dobbiamo trovare, come dico io, la giusta quadra tra i giovani e i vecchi, per cercare di avere una squadra equilibrata e soprattutto di trovare il posto migliore per poter utilizzare l'under. Portiere subito Nannetti? Sì, il portiere te lo posso già dire, gioca Nannetti tranquillamente. Nannetti domani parte dal primo minuto. Anche perché se Cirillo è influenzato... Cirillo sì, stamattina ha avuto un bel attacco influenzale che ha portato pure un'alterazione della temperatura, quindi Nannetti, ve lo dico, ve lo posso assicurare al 100% che parte Nannetti titolare. Invece, ora dietro hai un po', insomma, ti puoi un po' giostrare un po'... Con Bruno, Bruni e Ciolli, Bruno che ti può fare sia il terzino sinistro che giocare in mezzo, e Bruni che è arrivato con centrale, poi il capitano. Sì, domani ci sarà qualche novità sulla linea difensiva? Guarda, ti dico, io in questo momento, soprattutto che ci stiamo amalgamando, come ho fatto anche con Pasciuti, che all'inizio non l'ho fatto partire e poi l'ho fatto entrare, all'inizio voglio certezze, cioè nel senso che anche l'inserimento dei nuovi, ma soprattutto per i nuovi, perché dopo anche per il nuovo andare in campo e chiedergli subito tanto non è facile, perché anche loro hanno bisogno di conoscere il gruppo, hanno bisogno di capire veramente io cosa chiedo. Io mi affido molto alla mia certezza, ma soprattutto mi affido molto alle indicazioni che mi dà la settimana. Però vi posso assicurare che l'arrivo di Leonardo, Bruni, arrivo anche di Ferrante, che comunque è sempre un giocatore che entra anche nel discorso delle quote e tutto, comunque mi dà molta molta facilità nello scegliere l'under, e soprattutto mi dà molte soluzioni, certo. Anche perché c'è Luca che a volte si è, come si è prestato fino adesso, può far benissimo anche il terzino sinistro. E Messini? Messini purtroppo è influenzato e sicuro non farà parte della partita, ma no, lui è sicuro, sì, lui ha avuto veramente un attacco influenzale dove Messini non è tra i convocati, no. Forse qualche problema in mezzo al campo, magari domani ti Pasciuti. Paolo, perdonami, io non mi piace contraddire questo, però io non ho problemi, fidati, veramente. Io ho giocatori pronti per fare la partita. Poi è normale, come tutti gli allenatori e come dico sempre al mio gruppo, per un allenatore la cosa più bella è non poter dormire, nel senso di avere abbondanza e dove scegliere. Nel senso sei un po' corto in mezzo. Sì, quello sì, siamo corti. Quello sono d'accordo con te. È infortunato, Battistoni è sbagliato. Quello sì. Siamo corti, ma non siamo in difficoltà. Siamo corti perché esatto, abbiamo, però non siamo in difficoltà assolutamente. Cioè i giocatori che faranno domani la partita sono i migliori in questo momento, quindi non ho nessun tipo di problema. Mister, se hai mai pensato di cambiare modulo, cioè avendo comunque tutte queste defezioni o comunque di adattare qualcosa? Ti dico, questa è un'ottima domanda, ti dico perché con l'arrivo di Giustarini, che è un giocatore che può benissimo giocare in più ruoli in fase offensiva, non ti nascondo che durante l'anno, se riusciamo a trovare la quadra, se riusciamo a trovare dei miei equilibri, è una squadra che secondo me si può trasformare tranquillamente in 4-2-3-1. Questo possiamo arrivarci, però per arrivarci bisogna trovare un determinato equilibrio, perché già adesso siamo una squadra a trazione anteriore, un 4-2-3-1 lo diventiamo ancora di più, quindi nel momento in cui riusciamo a trovare equilibrio potrebbe essere un'ottima soluzione per il modulo e per i giocatori che ho a disposizione.
qualche migliore sarà convocato? Domani sì, domani penso che avremo 4-5 giocatori della Juniores che ci daranno anche per completare il gruppo squadra. Io ti volevo chiedere una cosa, Andrea. Cioè, visto che molti giocatori sono, cioè la rosa è stata sfoltita parecchio, ne sono arrivati altrettanti, ecco, in questa fase sei tu che ti devi adeguare ai nuovi, alle caratteristiche dei nuovi giocatori o viceversa, cioè tu ti aspetti? No, io penso che pure io me lo sono chiesto, perché quando giustamente mi metto sempre in discussione, però io penso che come quello che ho chiesto ai giocatori è stato quello: loro devono avere l'abilità, l'intelligenza di arrivare con sgombri di testa, nel senso che di capire cosa voglio, di accettare tra virgolette quelli che sono i miei principi di gioco. Io dall'altra parte è naturale che se ho giocatori con determinate caratteristiche, il mio compito è quello di farli esaltare e di mettere nelle migliori condizioni possibili. Quindi alla fine io mi auguro che io cerco di mettere il giocatore nelle migliori condizioni possibili di esprimere, e poi voglio che il giocatore in campo abbia il mio atteggiamento, la mia attitudine verso la partita, la mia voglia, la mia cattiveria agonistica sana. Poi è normale che a determinati giocatori tipo Pasciuti, che è un giocatore di palleggio, posso chiedergli di dargli ordine, posso chiedergli di darmi le linee, dopo non posso chiedergli magari un lavoro che non è nelle sue corde. Lì subentra l'intelligenza dell'allenatore nel mettere il giocatore nelle migliori condizioni di esprimersi. Io devo essere sincero, lo dico tranquillamente, da parte di tutti i giocatori nuovi che sono arrivati ho avuto grandissima disponibilità, sono arrivati tutti quanti con l'umiltà di mettersi in discussione, con l'umiltà di mettersi a servizio del gruppo e di mettersi soprattutto a servizio del Grosseto. Quindi posso dirvi che si stanno creando delle dinamiche all'interno dello spogliatoio che a me piacciono tantissimo e mi lasciano molto sereno. Perfetto, perfetto. Ecco, durante la partita a chi ti affidi, soprattutto hai un giocatore a cui dai questa opportunità di fare l'allenatore in campo? Allora, non lo so se ce n'è. No, ti dico, io per come gestisco lo spogliatoio, per come mi rivolgo ai ragazzi, e anche oggi l'ho detto nei ragazzi nel discorso preallenamento, io mi affido sempre alla squadra. Cioè io penso che io dico sempre che ci sono alcuni giocatori che hanno il guizzo per poterti far vincere la partita, per poter determinare alcuni episodi, ma alla fine chi fa punti, chi alimenta il progetto è la squadra. Io infatti dico sempre alla mia squadra che noi dobbiamo restare squadra in qualsiasi momento della partita. Non ho un giocatore a cui no, anzi, io quando entro nello spogliatoio vedo la maglia del Grosseto e per me è quella che conta di più. Ve l'ho sempre detto, le mie priorità le conoscete a memoria: Grosseto, squadra, giocatore e poi viene il mister. Quelle sono le mie priorità, sempre. Okay. Grazie. Grazie a voi.